Allora, l'autista non lo fa salire sull'autobus e lui, un extra comunitario, blocca il pullman di linea, praticamente paralizzando tutto il traffico della statale. C'è un video che sta girando in rete e che adesso vi facciamo ascoltare proprio con l'audio ambiente, un video girato con il telefonino. Ma non ti vergogni, figlio, andrà a cosa ti dirà, figlio, andrà a mia. Fammi entrare. È appena uscito da qui, fammi entrare. Ecco, allora, questo è quello che è successo, che è stato documentato con un cellulare. Siamo a due passi di fronte, anzi, alla stazione ferroviaria di Fano. Come avete visto, la scena è semplice. Questo extracomunitario ha posizionato di fronte al pullman la borsa della spesa, le borse della spesa, e poi ci si è piazzato davanti dicendo all'autista: fammi entrare, fammi entrare. Allora, per capire un po' meglio com'è successo, cosa è successo, la dinamica di quanto è successo, ci colleghiamo con Massimo Benedetti, che è il direttore generale di Adriabus. Buonasera. Buonasera a lei, buonasera Allora, ai so che ha telespettatori. sentito l'autista al telefono e quindi magari ci può dare qualche delucidazione in più. Sì, allora il conducente è partito regolarmente davanti all'autostazione, quindi proprio negli stalli riservati per la salita e la discesa dei passeggeri e la posizione. L'altezza della rotatoria, questo ragazzo sicuramente forse doveva prendere l'autobus, eccetera, e si è messo davanti il mezzo. L'autista di Parigi non sapeva neanche cosa fare, poi tra parentesi non sapeva neanche le condizioni, insomma, non se ne è sentito di farlo salire, ma qui c'erano a bordo anche altre Ecco, persone allora perché. senza dare giudizi, mi pare che non fosse proprio limpido, nel senso avesse anche un po' bevuto, fosse un po' No, alterato. a quel momento, esatto, il conducente no, non lo sappiamo assolutamente, il conducente quando Cioè, mi ha spieghi una cosa, visto, allora, direttore, prego, perché non è stato fatto salire? Mi faccia capire questo. perché intanto far salire o scendere le persone al di fuori delle fermate stabilite comporta una responsabilità da parte del conducente che lo fa in piena autonomia, ma si assume anche l'onere e il rischio di far fare questa operazione Quindi in non è mezzo alla perché non strada. avesse il biglietto, non è per questo. Assolutamente no, non è così, perché in realtà il luogo di salita dei passeggeri era davanti all'autostazione e non era, perché se voi vedete le immagini si percepisce benissimo che è praticamente proprio sull'ingresso della rotatoria, cioè 200 metri. Quindi diciamo non è stato fatto salire perché non era nel posto giusto dove salire e È prendere esatto, era l'autobus. un problema di sicurezza, non Problema assolutamente, di cioè, non sicurezza. c'è. Ecco,
non c'entra assolutamente nulla, né il biglietto, non il biglietto, perché se fosse salito a bordo il coordinatore avrebbe pretesto naturalmente che come tutti i passeggeri devono essere quindi solo per questo, cioè, non perché non era assolutamente non era... no, assolutamente solo. Okay. Poi quindi essendosi posto anche in quel modo, in quelle condizioni, sicuramente anche la pista, anche se avessi voluto fare uno strappo a regola, sì, molto probabilmente adesso è facile parlare così a sangue freddo e a tavolino di un genere, lì per lì magari non sapevo neanche le condizioni di questo ragazzo, perché l'autista è responsabile anche di quello che succede a bordo. Ecco, secondo lei, mi scusi direttore, volevo chiederle, quello che ha fatto l'autista, il comportamento assunto dall'autista dell'azienda che le dirige, quindi secondo lei è stato corretto, cioè il fatto che comunque si sia ostinato a non farlo salire nonostante per alcuni minuti la coda delle auto si fosse prolungata? Ma lì da, diciamo così, allora, in questo caso è stato proprio un, come dire, una forzatura, no? Però guardiamolo sempre anche dall'altro punto, da un altro punto di vista. Se l'avesse fatto salire, magari questa persona non era avesse dato in escandescenza per altri motivi, perché non è neanche normale che un passeggero, che una persona si ferma, va in mezzo alla strada e blocca. A quel punto sarebbe diventato rischioso anche per i passeggeri a bordo. Certo, quindi perlomeno la reazione sarebbe stata il mezzo movimento, quando poi il mezzo è in movimento, con l'autista il mezzo movimento, e se una persona non dà delle scandescenze, certo, la situazione di rischio si amplifica, quindi dobbiamo sempre cercare di dare una lettura corretta. Sono sicuro che se il conducente fosse stato sicuro della, diciamo così, delle condizioni dello stato del passeggero, non avrebbe esitato a fare questa forzatura, però naturalmente assumendosi anche della responsabilità, se fosse successo qualcosa si sarebbe assunto la responsabilità per aver fatto salire per strada, che non so, passava un motorino, passava quello, qualsiasi cosa, avrebbe messo a repentaglio magari la sicurezza del passeggero stesso, insomma, che voleva salire. Bene, grazie. Bisogna utilizzare sempre il buon senso in tutte le cose. Io sono convinto che i miei collaboratori, insomma, cercano di utilizzarlo in ogni momento. Bene, grazie a Massimo Benedetti, direttore generale di Adria Bus.